Belen Rodriguez non vede l'ora di salutare il 2018 e accogliere il nuovo anno. La showgirl argentina non ha avuto un periodo sereno nell'ultimo periodo dell'anno, come ha svelato anche Alfonso Signorini che, durante la Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti su Rete4, ha confermato l'episodio di rabbia che ha coinvolto il padre Gustavo. Cena di Natale per casa Rodriguez. Quest'anno per i Rodriguez è andata malissimo, ha spiegato il direttore del settimanale che. Nonostante sui social si siano mostrati sereni e felici, dunque, per i Rodriguez, il Natale 2018 non è stato all'altezza dei precedenti. A confermare la crisi che starebbe vivendo è la stessa Belen che, su Instagram Stories, ha postato un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni. Supererete molte difficoltà con grande maestria, si leggeva. Previsione a cui la showgirl non sembra credere, facciamo che ci credo, ha commentato. Belen Rodriguez in intimo in città. Fans in delirio. Bellissima e con un fisico mozzafiato. Nonostante il recente pranzo di Natale, Belen Rodriguez fa letteralmente impazzire i fans posando in intimo sul terrazzo di una città. Per la nuova collezione J-Idea, la showgirl argentina sfoggia tutte le sue forme mandando in visibilio i followers che hanno particolarmente apprezzato l'ultimo regalo del 2018 della loro beniamina. Sempre meravigliosa, sei fantastica, meravigliosamente stupenda, sei eccezionale, bella e simpatica, scrivono i fans che apprezzano sempre di più la bellezza senza tempo di Belen. Molti utenti, però, si chiedono anche con chi trascorrerà il Capodanno la Rodriguez. Con Santiago in vacanza e con papà Stefano De Martino che potrebbe aver trovato nuovamente l'amore. Belen si concederà una piccola vacanza in compagnia degli amici più cari? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.